passiamo al prossimo match. Muay Thai per noi. Claudio Amoruso della Combat Sport Puglia. Saluta il pubblico. Oggi è Antonio Gicco, Seven's Out Team, se ho ben capito lui è di Parma. Attendiamo il suo ingresso di Antonio Gicco. Che la musica gli dia il via, penso. Sì, eccolo, ho ben capito. L'applauso del pubblico per Antonio Gicco che si avvia verso il ring. Siamo ai limiti dei 75 kg, amici a casa. Questo è la Magnum Fighting Championship. Qui a Verona, grande evento. E più tardi avremo altri match di MMA che andrà a concludere la serata di questa bella iniziativa. Siamo alla quarta edizione della Men Fighting Championship. Sempre combattimenti ad alto livello. Lauren Cargirl ci dice che siamo pronti per la prima ripresa. Muay Thai sul ring. Citamento da parte dell'angolo di Antonio Gicco. Attendiamo sicuramente la musica della Muay prima di iniziare ogni match. C'è un rito della Muay Thai che va eseguito da ambedue le parti degli angoli. Vediamo se oggi sarà così. Il saluto dell'angolo di Antonio Gicco e anche del pubblico. Sì, siamo pronti per il Ramuai. Un rito millenario questo, amici a casa, per scacciare via i demoni dell'angolo, per portare fortuna all'atleta, al fighter. Con il massimo rispetto da ambedue le parti. Scopri i nuovi miliardari più sorprendenti che mai e da oggi hai una riga in più da grattare e ancora più gioco, più divertimento, più sorpresa. Gratta e vinci. Il gioco di età femminile può causare dipendenza patologica.
attendiamo la bellissima danza. Eccola qui, amici. Un'esecuzione bellissima che fa parte della cultura della Thai Box. Il rispetto ovviamente del fighter verso il suo avversario. Ecco qui la danza bellissima della Ramai, che viene eseguito ogni volta che c'è un match di Muay Thai in tutto il mondo. Ha un suo significato, ha un suo perché, quasi un'esecuzione religiosa che puntualmente viene fatta prima di ogni match. La curiosità, abbiamo visto del pubblico qui. Allora, dopo il Ramai, siamo pronti, amici. Muay Thai in action qui sul ring alla Pala Ferroli. Siamo a Verona, preparatevi. Qui c'è la Muay Thai. Claudio Amoruso contro Antonio Cicco. Eccolo qui inquadrato per noi. Pantaloncini bianco-neri per lui. L'ultimo saluto al suo angolo per Claudio Amoruso prima di iniziare questo match. Tre riprese da 3 minuti 1 al limite dei 75 kg. Chiedo scusa. L'arbitro dà il via alla prima ripresa, first round. Amoruso in pantaloncini grigi contro Cicco, pantaloncini bianco-neri. Cicco subito all'attacco, Amoruso attende il suo avversario alle corde. Poi va all'attacco anche lui con il destro e la ginocchiata all'interno della guardia di Cicco. Cambia guardia in questo momento Cicco, si mette in guardia destra con un bel frontale, poi cerca di colpire il suo avversario con le braccia. E sentiamo nel sottofondo la musica thailandese che accompagna ogni match di Muay Thai. Troppo basso questo colpo, dice Amoruso al suo avversario. Di studio in questo momento da ambedue le parti, c'è poco da studiare, sono 3 riprese, quindi di conseguenza si deve lavorare immediatamente e subito per far sì che i giudici si assegnino il round al miglior atleta. C'è la ginocchiata a Muruso, cosa distanza a Cicco, poi si allontana di nuovo. Sinistro al corpo da parte di Cicco, va a vuoto con questo high kick. Pronto nel K1, nella Muay Thai ci sono anche le spazzate, le gomitate, le ginocchiate. Eccola qui la gomitata portata per primo da parte di Amoruso, quindi si va all'angolo e si va a lavorare in clinch con le ginocchiate e poi l'intervento dell'arbitro. Si riparte al centro del ring. Amoruso in pantaloncini grigi contro Cicco, pantaloncini bianco-rossi. Va all'attacco con le braccia, Cicco adesso qui viene bloccato e proiettato a terra da parte di Amoruso. Alla differenza di K1, nella Muay Thai questo si può fare. Per spiegare un attimo la differenza che tra le regole del K1 e della Muay Thai, amici. Cicco attende, bello questo sinistro sulla bocca dello stomaco da parte di Cicco. Ha
Sidekick di Amoruso. Ascoltare, va a accorciare la distanza, cerca la ginocchiata Amoruso. Cerca il palco Gico. Lui cerca la comitata, però nulla di fatto e finisce qui la prima ripresa. Abbastanza equilibrata, pochi colpi, non c'è stato proprio un agonismo proprio sfrenato, diciamo così. Qualcosa in più ha fatto Amoruso, ma niente di che. Gico è stato molto attendista, cercava qualche varco che si aprisse, invece Amoruso è riuscito a chiudere varchi e angoli al suo avversario. Alex Verroy, eccolo qui, che blocca Amoruso, il suo avversario, poi spazza a terra Antonio Gico. Siamo pronti per la seconda ripresa, ai limiti dei 75 kg, amici a casa, Claudio Amoruso all'angolo rosso contro Antonio Gico all'angolo blu. L'arbitro chiede di asciugare a terra per bene l'angolo. Subito Gico va all'attacco. Questa seconda ripresa, second round, amici a casa, della Magnum Fighting Championship qui a Verona. Le ginocchiate di Amoruso, siamo in clinch, amici, possono lavorare tranquillamente con le ginocchiate di atleti per un periodo di tempo. Poi viene, se non viene fatto nulla, l'intervento dell'arbitro, ovviamente a posto tutto al centro del ring. Amoruso attende l'avanzamento del suo avversario, buona questo spinning back fist, pugno girato da parte di Gico, che va a segno, chiude la distanza immediatamente Amoruso. Si parte. Gico accorcia la distanza, chiude il suo avversario all'angolo. Vediamo se cominciano a lavorare con le ginocchiate. Amoruso chiude bene in difesa, non lascia che Gico può scaricare le ginocchiate. Middle kick qui da parte di Gico. Ora la ginocchiata di Gico replica in qualche modo Amoruso. Eccolo qui, lavorano tutte e due molto bene con le ginocchiate. L'arbitro è sempre lì controllando la situazione, finché si lavora si può tranquillamente stare in clinch. E poi è bellissima questa proiezione a terra da manuale di Claudio Amoruso. Si riparte, Amoruso si rimette di nuovo alle corde, cerca la gomitata qui a corto Gico e viene proiettato a terra da parte di Amoruso. Qui attende il suo avversario Amoruso alle corde, così invita a Gico a venire avanti e a cercare la corta distanza, dove chiaramente Amoruso è molto più preparato con le tecniche sia di ginocchiate che di proiezione a terra. Buono questo diretto sinistro di Gico. E di nuovo bellissima questa proiezione di Amoruso, e di nuovo si rimette alle corde, una sua tattica, questo game plan di Amoruso. Attende il suo avversario all'angolo, lo invita ad arrivare e poi Gico cerca di scaricare. Bellissimo questo momento per Amoruso, che blocca il suo avversario, cerca la ginocchiata, vediamo se riesce a proiettare a terra il suo avversario. Quasi ce l'aveva fatta. In chiusura della ripresa c'è stato Amoruso che ha quasi proiettato a terra Antonio Gico. Highlights per noi. Spinning back fist, bellissimo timing da parte di Antonio Gico, poi replica Amoruso. La ginocchiata, poi nel momento che si alza con il ginocchio, Gico Amoruso proietta a terra il suo avversario.
tempismo amoroso molto intelligente. E siamo in attesa della terza ed ultima ripresa Muay Thai a confronto, amici a casa, qui a Verona. Fuori i secondi, seconds out. Siamo pronti? Si parte. Inizia la terza. Terza ripresa, third round. Gico va subito ad attaccare Amoruso, lavorando al corpo. Si difende molto bene comunque Amoruso, non fa entrare quasi nulla dei colpi di Gico. Cerca adesso una spazzata. Hai kick a vuoto da parte di Gico, poi subito ginocchiata, quasi un middle kick di Amoruso. Eccolo qui, il fight plan di Amoruso è proprio questo. Cercare di portare il suo avversario verso le corde, addosso a lui, e poi uovo, afferrarlo, lavorare e proiettare. Eccolo qui il game plan di Claudio Amoruso. Ancora le corde, invita il suo avversario Gico ad affrontarlo, lo blocca e comincia a lavorare e sproiettare. Questi sono punti, amici a casa, questi sono punti a favore di Claudio Amoruso. Bella questa gomitata, pieno volto da parte di Amoruso. Attende, molto attendista Amoruso, non vuole far partire lui come primo attacco. Invita, eccolo qui, sta invitando il suo avversario. Bello questo destro che gestire i match dentro al ring. L'abbraccio di Gentleman del Ring, verdetto ufficiale per noi. Attendiamo come se ci fosse qualche dubbio, però vince l'incontro per KO, vince per KO l'angolo rosso Claudio Amoruso della Combat Sport Puglia. Complimenti, il saluto di Gico, l'abbraccio di Gentleman del Ring, respect. Questo sport, amici a casa, dentro al ring c'è sempre una cosa sicura, rispetto tra gli atleti. Bel match per Claudio Amoruso, molto intelligente, è stato molto furbo ad attirare il suo avversario nella sua modo di combattere. E qui è riuscito a mettere a segno colpi, proiezioni a terra, ginocchiate, gomitate. Andiamo a vedere gli highlights. Eccolo qui, guardate lì come si fa arrivare addosso il suo avversario, controllandolo con il ginocchio. Poi guardate un attimo come va a prendersi il suo avversario e via, giù a terra, proiezione a terra. Non abbiamo visto il diretto destro nascosto di Amoruso che ha colpito Gico, e purtroppo per Gico è andato KO per il total count a 10.